oggi al convegno aggiornamenti in pediatria abbiamo qui con noi il professore Emanuele Miraglia del Giudice, che ha trattato la maggior parte degli argomenti del convegno. Professore, quali statistiche sulla obesità infantile e sulle problematiche riguardanti i problemi cardiovascolari e tutta la problematica della composizione lipidica del loro sangue? Ah, l'obesità infantile è una problematica che è molto cresciuta negli ultimi 30-40 anni, cresciuta non in maniera uguale in tutte le parti d'Italia. Le regioni del sud, come la Campania, dalla quale io provengo, ma anche la Puglia, vedono una alta prevalenza di obesità e sovrappeso in età pediatrica. Più del 35% dei bambini tra i 7 e i 9 anni nelle regioni dell'Italia meridionale sono sovrappeso oppure obesi. Questo è un problema non solo perché il bambino obeso già in età pediatrica può manifestare delle patologie, ma anche perché circa l'80% dei bambini che sono obesi saranno anche gli adulti obesi e quindi saranno destinati ad avere delle complicanze cardiologiche e metaboliche molto importanti di impatto notevole sulla loro salute a lungo termine. E la predisposizione familiare può essere controllata solamente facendo una prevenzione alimentare nel bambino quando ancora è sano, diciamo? Dunque, certamente il modo probabilmente unico per sconfiggere o per ridimensionare fortemente il fenomeno dell'obesità infantile è la prevenzione, perché poi la terapia è molto più complicata. La prevenzione deve essere fatta a vari livelli. Direi che può cominciare durante il periodo prima del concepimento e poi durante la gravidanza e anche successivamente nei primissimi anni di vita. Quindi il pediatra gioca un ruolo ovviamente al momento della nascita, primo anno di vita, allattamento materno, molto importante, fattore protettivo, e poi successivamente adottare gli stili di vita migliori per prevenire questo fenomeno. Ma anche durante il periodo della gravidanza ci sono alcune cose che possono essere prese in considerazione per ridurre il rischio, e addirittura anche prima del concepimento, per esempio ridurre il proprio peso prima del concepimento fa già ridurre il rischio che poi il figlio in nascitura sarà obeso. E allora, e poi purtroppo sembra che nella cultura meridionale, dove c'è la dieta mediterranea, momentaneamente il problema invece non viene risolto solamente dal fatto che si segue questo tipo di regime alimentare, molto probabilmente perché esiste questa fast food, moda dei fast food, no? Che certo, praticamente è stata acquisita anche a livello familiare. E certo, non più. Sono d'accordo, diciamo che è vero che la dieta mediterranea è nata in queste regioni, ma spesso non viene seguita dagli abitanti di queste regioni nel 2020, e infatti i bambini che hanno il maggior rischio di obesità sono quelli che per esempio sono più lontani dalle tematiche della dieta mediterranea. Ricordiamoci che un fattore di rischio importante nei primi anni di vita dal punto di vista dell'alimentazione è per esempio l'utilizzo delle bevande zuccherate. Quelle bisognerebbe ridurle al massimo, perché certamente è stato dimostrato che fanno aumentare il rischio di obesità. Poi c'è tutto l'aspetto legato anche all'attività motoria, che noi non dobbiamo, a volte non se ne parla molto, ma che non dobbiamo sottovalutare. L'attività motoria che svolgeva anche per scopi ludici, quindi solo per divertimento, un bambino negli anni 60-70 era certamente superiore rispetto a quella che un bambino o un adolescente svolge ora nel 2020. Teniamo presente che il consiglio che va dato, per esempio, alle famiglie per quanto riguarda l'esposizione a uno schermo di un bambino è che questa non deve superare le 2 ore, cioè un bambino nell'arco della giornata non deve stare per più di 2 ore di fronte a uno schermo, che è la somma di televisione, PlayStation e telefonino. Oppure non tornare dalla palestra e farsi il panino al prosciutto, insomma. Beh, certo, anche quello è... è una soluzione. Un consiglio pratico invece per come da dare alle mamme, ai genitori, per poter gestire meglio questi bambini? Ma il consiglio pratico da dare alle mamme per prevenire il tutto è, per esempio, l'attività motoria, ritorno su quella, è ogni bambino dovrebbe avere almeno 60 minuti al giorno di attività motoria. Ora, non deve essere per forza uno sport in maniera particolare, ce n'è uno migliore dell'altro, però deve stare in movimento una 60 minuti, anche solo camminare a passo sveglio. In più le bevande zuccherate. E direi cercare sempre di promuovere uno stile di vita attivo nei confronti del bambino. Grazie. Ecco.
Thank you.